Una 3 giorni dedicata allo sport, al divertimento e alle bellezze del territorio, dove loro, 40 giocatori provenienti da 9 università italiane, si sfidano sui campi di bocce e sulle piste da bowling. È iniziata questa mattina alla bocciofila la combattente affanno, la sfida fra i dipendenti in ruolo e in pensione iscritti ai circoli universitari. Il campionato, giunto alla 35esima edizione, mette in palio medaglie e prodotti enogastronomici. È certamente lo scopo principale di questa iniziativa è l'aggregazione. I circoli sono un'associazione di dipendenti che hanno scopo culturale, quindi lo sport fa parte della cultura e quindi anche le bocce fanno parte dello sport. Avremo 3 gare di bocce, 2 in cui siamo separati fra i vari circoli universitari, quindi individuale e a coppia. Il terzo evento, la terna, il sabato mattina, invece saranno tutti mescolati e quindi l'abbiamo chiamata non a caso la terna dell'amicizia. Ci abbiamo inserito anche il bowling, il 21esimo anno, bowling che si farà nel bowling che c'è qui al centro di Fano, lo sport park che c'è lì al centro di Fano. E poi il sabato pomeriggio è prevista un giro culturale nella Fano storica. Il campionato, che si svolge nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, è stato organizzato nella città di Fano per la prima volta. E abbiamo subito aderito a questa iniziativa perché ci è sembrata molto interessante, originale, e soprattutto per portare anche delle persone nella città di Fano, per fargli vedere le nostre bellezze, e quindi abbiamo subito accettato la richiesta che ha fatto il professor Santilocchi. Abbiamo, grazie proprio anche alla nostra struttura, che riesce, voglio dire, a ospitare un certo numero di persone, e quindi questo ci permette appunto di svolgere questi eventi. Da quanto tempo praticate questo sport? Sono un po' di anni, almeno una quindicina d'anni, ma più che altro è per giocare in compagnia e trovarci con tutti gli altri colleghi delle altre università, che comunque è sempre una gioia vederli e scambiarci anche consigli, più che altro. Dei momenti di socialità. Certo, certo. Diciamo che questo gruppo qui è sorto all'inizio degli anni 90 e dopo un po' si è anche avvicinato Venezia, vabbè, timidamente all'inizio, ma poi ha preso anche lei, va bene, piede, ed è un gruppo importantissimo. Come sta andando la gara? La gara sta andando bene, ovviamente il fermo del Covid ci ha un pochettino penalizzate. E molti dei miei colleghi erano 2 anni che non toccavano più bocce, e quindi per loro giocare su questi campi, che sono molto molto belli, è anche abbastanza difficile, però ce la mettiamo tutta. Ma c'è comunque un po' di sana competizione? La sana competizione c'è sempre, infatti quando si arriva sui campi c'è sempre un po' di nervosismo, però poi alla fine, tra virgolette, siamo tutti amici, colleghi, e quindi vinca il migliore sicuramente.